Me l'avete chiesto in tantissimi, praticamente sia su YouTube sia su Instagram, mi arrivano messaggi e commenti che mi chiedono del Fantic Caballero 500. Ora, questo non è un canale di moto, io non sono un motociclista esperto, però visto che tanti mi chiedono perché non fare un video sull'argomento e dirvi la mia esperienza di quasi un anno e circa 2-3 mila chilometri con il Fantic Caballero 500. Che dire, non entro nei dettagli tecnici perché ci sono una marea di video, soprattutto delle recensioni molto accurate di moto.it, dove spiegano veramente tutto e inutile che dico cose tecniche che già ci sono anche sul sito di Fantic. Io appunto posso parlare da filmmaker, che è la cosa che faccio, e dirvi per esempio perché questa moto può essere utile a un filmmaker, oltre alla parte divertimento che è importantissima e quella è alla base, cioè proprio caballero divertimento sono proprio due cose che vanno di pari passo. Allora, questa moto a mio parere è bellissima. Io sono passato da un Derby GPR 125 4 tempi 4 valvole a un Fantic Caballero 500 4 tempi, sempre monocilindrico, però è tutt'altra roba ovviamente. Cioè, quella comunque aveva una guida molto stradale, nonostante fosse una 125, e io la guidavo quasi come se avessi un enduro perché facevo di tutto con quella moto. Però ovviamente salendo su un caballero la differenza la vedo, si porta veramente quasi come una bicicletta, più comodo di una bicicletta perché comunque la posizione di guida è veramente comoda, sale dappertutto. Nel video che qualcuno di voi sicuramente ha visto della Scout Location, in una montagna altissima con la strada fatta di terra e pietre, e praticamente lui saliva tranquillamente. Gli unici due problemi con la quale io mi trovo un po' male sono il discorso delle pedane, che sono quasi sotto la seduta, quindi praticamente quando tu ti siedi le pedane sono subito giù, leggermente più avanti, quindi quando tu poi stai all'impiedi sulla moto sei costretto a tenere le gambe un po' più aperte del normale. Quindi praticamente per me, che sono 1,72 e la moto come altezza potrebbe andarmi bene, quel tenere le gambe leggermente più larghe e il fatto di avere spesso scarpe basse, come ad esempio le Converse, possono provocare cose del genere. Penso di aver perso proprio il grip della scarpa, cioè non ho toccato più niente, infatti la moto se n'è andata subito. Io sono rimasto all'impiedi e penso sia dovuto proprio a questo fatto qui, nel senso che non riesci a mettere bene i piedi per terra se non hai delle scarpe più alte, sei 1,70 per il discorso delle pedane. A meno che non ti siedi più indietro, non lo so, forse sarà l'abitudine che io sto sempre seduto lì in quel punto e quindi quella cosa mi provoca un pochettino di fastidio, ecco, da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece il discorso problemi moto, in un anno non ho avuto grossi problemi se non per le vibrazioni, che essendo un monocilindrico ha sicuramente, anche le altre moto hanno, però questo in particolare qualche vibrazione in più ce l'ha, e mi si è praticamente staccata con le vibrazioni la parte che copre la marmitta, evita di bruciarti quella parte lì di protezione, quindi per adesso ce l'ho lì che mi giocherella, cioè non mi sta fermo e la devo portare a fare sistemare. E un'altra cosa che penso sempre sia dovuta alle vibrazioni, sento un rumore come se ci fosse qualcosa di svitato. Ora, io l'avevo portata già a fare il primo tagliando, ma me l'hanno data sempre con questo rumore, io la devo riportare di nuovo. Penso sia una stupidaggine, però si deve controllare. E dopo il tagliando, praticamente quando mi hanno regolato la frizione, perché era un pochettino dura, la moto adesso mi si spegne quando mi fermo, ad esempio allo stop. Appena si abbassano i giri può capitare che mi si spegne. Questa cosa non va bene, però penso sia una cavolata risolvibile, non penso sia una cosa allucinante. E penso sia una cosa magari della mia moto, non credo che tutte le Fantic Caballero abbiano questi problemi, magari qualcuno ha qualche altro problema, ma come tutte le altre moto, cioè non credo che chi si compra un BMW GS non abbia nessun problema. Sono mezzi, come le macchine, come qualsiasi cosa, possono avere problemini, però per il resto è divertentissima, cioè se tu ti compri un Fantic Caballero perché vuoi divertirti,
Allora, hai speso bene i tuoi soldi. Se andando a casa e ti secchi fare la strada normale oppure c'è traffico, esci e vai per campagne, per fiume, arrivi da casa tua in un'altra strada. Cioè qui in Sicilia è possibile, per esempio. Io salgo dal fiume e poi faccio il giro dal paese vicino, se non voglio prendere la strada normale. Quindi posso fare cose che con la stradale non potevo fare, ero molto limitato con la stradale. Ho fatto pochi chilometri in quasi un anno, è vero, ma perché comunque sia non ho una compagnia ancora e mi mancano tante cose per poter uscire fuori dalle strade che sto già. Ad esempio sto prendendo adesso il portacellulare per poter mettere il GPS, il portacellulare impermeabile, e voglio prendere delle cuffie wireless per sentire ovviamente pure mentre sto camminando, e il caricabatterie del telefono che si collega con la batteria della moto. Quindi avendo già queste cose posso fare un po' di strada in più. E niente, a livello tecnico è veramente una moto allucinante. Io praticamente per esempio arrivo al semaforo e sto in equilibrio perfetto, anche se il semaforo è rosso per qualche secondo, perché veramente ha un baricentro fantastico, cioè il peso è veramente bilanciato in maniera fantastica e la moto sta dritta sola praticamente. Tutta la ciclistica è veramente fatta bene, si sente che è solida, cioè anche se io vado nello sterrato non mi dà nessun problema, cammina come se quasi fossi sull'asfalto e sembra veramente un enduro da questo punto di vista. Nonostante tutto non è proprio un enduro al 100%, però c'è una moto che è comoda anche fuori strada, è veramente grandissima. Chi è salito dietro mi ha detto che è comodissima, a parte ogni tanto che si sente qualche vibrazione a bassi regimi, quindi praticamente se stai camminando piano quello dietro sente un po' di vibrazione nelle pedaline, però appena acceleri dicono che questa cosa passa. E dietro mi dicono, ovviamente io dietro non ci sono stato, che stanno comodissimi. Quindi se volete portare la vostra ragazza anche fuori strada, salendo strade sterrate, la moto cammina alla grande. È un 40 cavalli, quindi non è come ovviamente le moto da enduro, da cross, che ne hanno 60, 70, quello che è. Però se tu la sai sfruttare al massimo, veramente ti diverti un sacco. Cioè, spinge, va. Non si può dire che non spinge. Velocità massima non ne ho idea, perché non l'ho mai tirata, ma perché non mi interessa. Cioè, io la moto ce l'ho per divertirmi. E questo penso sia alla base di ogni motociclista, cioè che deve avere la moto per divertirsi. Poi ok, se te la porti in pista puoi tirare quanto vuoi, però io ovviamente non ho queste esigenze, la uso per divertirmi, per scoprire posti nuovi, e con questa moto veramente arrivi dappertutto. Questa non è una pubblicità sponsorizzata, Fantic, la moto la sto pagando, è più che altro appunto una risposta a tutti i curiosi che magari non sanno se comprarlo o no. Cilindrate inferiori, boh, non lo so, cioè per quanto è la differenza di prezzo comunque poca, io consiglio di prendere un 500, almeno hai quella, cioè poi che fai, le altre le vendi per prenderti quella più grossa? A meno che non hai 16 anni e comunque per prenderti la 500 tempo ce ne vuole, allora va bene la 125. Non so fino a che punto convenga la 250, forse appunto solo se ti sposti poco e fai pochissima strada, però appunto risparmi poco e la differenza non credo sia tantissima dal punto di vista di ciclistica quanto di motore, che magari quella potenza in meno la vai sentendo un attimo, non lo so, sul riscaldamento del motore, che la 500 si riscalda, quindi se magari con una 250 forse sali da qualche parte, fai qualche strada un po' più impervia, quello sforzo in più magari lo senti a livello di calore. La 500, ripeto, riscalda un po'. I primi giorni ho visto anche quel discorso del collettore di scarico rosso, che praticamente si andava riscaldando un sacco, e l'ho visto anche ad altri nel forum. Sono salito in posti belli, non mi ha dato nessun problema, veramente, in posti, per esempio chi conosce il santuario di Dinnammare, è una salita abbastanza ripida, tutta asfaltata, con tante curve, capita appunto che trovi anche qualche macchina che ti tappa un po' la strada, però si comporta molto bene, cioè tipo davanti a me magari c'era qualche 600 stradale e lei stava dietro tranquillamente, non in velocità ma in quanto in agilità, perché è veramente una moto agile. Dove una moto stradale magari ha un po' più di difficoltà, quella cammina come se fosse veramente una bicicletta. I difetti secondo me poi sono più legati magari alla personalizzazione, nel senso che Fantic ti dà quelle tre colorazioni di serbatoio e queste impostazioni qui, poi deve essere tu a fare tua la moto. Io adesso sto cercando veramente la soluzione migliore per farla più mia, perché effettivamente la vedo così e mi sembra troppo flat, cioè una moto troppo che la compri ed è in quel modo. Invece a me piacerebbe che fosse più una cosa ovviamente
più personalizzata, più mia. Ma la moto già esce bella di suo, cioè se prendi una Triumph è questa. La Triumph è sicuramente molto più fine, molto più raffinata, questa è più grezza. Però è una Scrambler, cioè tu ti compri effettivamente una Scrambler da questo punto di vista. Non c'è poi tanto da cambiare se vuoi una Scrambler. Frena che è una bellezza, cioè praticamente anche nelle frenate d'emergenza l'ABS è fantastico. Magari ti perdona degli errori di distrazione che in un momento puoi avere. Ti perdona la frenata brusca e quindi praticamente lei riesce a compensare quella forza senza farti slittare le gomme ovviamente. Consumi, io utilizzandola magari tutti i giorni di più in estate, vedevo che con 5 euro, quindi 3 litri e qualcosa, 3 litri e 50, 3 litri e 60 e 70, quei 30-40 km, non so di preciso, però calcolate che io magari se giravo pomeriggio e sera, già il giorno dopo dovevo fare benzina, magari anche la sera stessa dovevo fare benzina, consuma un pochino. Non è tutto questo gran risparmio dal punto di vista dei consumi, però la strada la fa comunque. Poi se quando cammini ti mette sempre a sgasare, la moto chiaramente beve, quindi devi essere tu da questo punto di vista a sfruttare al massimo la benzina che metti. Comunque con 10 euro ci fai 2-3 giorni, calcolando anche che per adesso la benzina costa tanto. Perché un filmmaker può comprare un Fantic Caballero 500? Perché praticamente ti permette di arrivare dappertutto, come avete visto nel video della Scout Location, cioè se tu praticamente devi andare a vedere dei posti o devi fare delle riprese, questa può essere un'ottima moto. Ti permette di visitare posti che magari con la macchina non ci puoi arrivare, e se hai un buon cameraman che sa stare sulla moto, ti permette di fare delle riprese particolari che magari con la macchina non potresti fare. È una buona moto anche per filmmaker. Ma per musicisti, come sappiamo, i musicisti, se è preferibile una macchina, perché comunque abbiamo tante cose da caricare, amplificatori, chitarre, eccetera eccetera. Se mi verrà in mente qualche altra cosa, magari farò un altro video più avanti. O se avete delle domande o cose più tecniche, se avete delle domande, delle cose magari nello specifico, ci sentiamo nei commenti, rispondo a tutti. Sul mio profilo Instagram, magari se mi volete seguire, è qui sotto. Ciao!